Di dare questo titolo all'incontro di questa sera ne avevo progettato un altro ugualmente provocatorio, cioè riflessioni religiose sulla festa laica o riflessioni laiche sulla festa religiosa. Diciamo che sarebbe stato abbastanza provocatorio anche questo titolo che è rimasto in nuce, ma che adesso vi sto esplicitando. Volevamo dare un input, offrire un momento di riflessione su una festa che ha evidentemente, lo capite benissimo, una festa che non dura più 15 giorni, neanche un mese, ma da qualche decennio si inizia a parlare di Natale già a metà ottobre. Dicevo, una festa che ha delle ricadute, delle ripercussioni anche in ambito civile, in ambito laico, anche per chi non si riconosce nei valori del Natale. Quindi abbiamo creduto opportuno offrire questo momento di discussione anche attraverso degli input che ci daranno dei nostri amici di diversa estrazione, diciamo anche a livello di idee. Sono tutte e tre dei docenti. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, anche noi, sia io che Roberto, siamo docenti, una razza, diciamo, fra le più pestifere forse che possano esistere. Tra l'altro, proprio Augusto ultimamente nel suo blog ha pubblicato qualcosa che riguarda proprio i docenti, pubblica su Repubblica, ma poi evidentemente se qualcuno vuole leggere i suoi articoli è in grado di farlo. C'è il professore Augusto Cavalli, scrittore, autore di molti saggi che spaziano dalla crisi dell'ideologia al rapporto tra chiesa e mafia, eccetera eccetera. E abbiamo Rosaria Cascio, che oltre ad essere docente in questo momento per noi è una presidente dell'associazione Padre Giuseppe Puglisi, sino verso dove, e poi c'è un altro docente di storia e filosofia del Vittorio Emanuele di Palermo, il Geoclassico, Giovanni Di Benedetto, tra parentesi, lui è di Mezzoeluso, lui è sposato con una mezzosara, è una maesana sua moglie, e lei l'abbiamo avuta sempre presente a Mezzoeluso almeno un trentennio. Ecco, era giovane, ma quando si era giovane? Scusi, però chi è la moglie? Noi cilla. Ok, allora Chianomerico, scusi. Chianomerico è la mia presentazione terminerà qua, il dibattito sarà moderato dal professore Lopez. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Prima di iniziare, due parole di presentazione, intanto relativamente al primo degli oratori, insomma, interverrà questo pomeriggio, che è il primo dei quali è appunto Giovanni Di Benedetto, mio collega, con cui condividiamo ogni giorno le nostre fatiche, anche le nostre preoccupazioni di docente molto spesso. Diciamo che mi segue a ruota, nel senso che io insegnavo al Basile, poi me ne andai a posto mio, è venuto lui, poi me ne andai a trovare lui, mi ha raggiunto là, quindi praticamente ci ricordiamo, pensiamo di restare, quindi insomma le nostre strade si sono incrociate. Molto attivo nel campo della repressione culturale, suo, diciamo, il suo
pubblicazione che riguarda Spinoza, nonché molto attivo anche nel campo dell'animazione civile e politica, e in particolare ecco, ci renderà informati e dotti sulla questione che è uno dei due termini del dibattito di questa sera, sulla crisi. Ecco, io non voglio fare preamboli inutili e dando subito invece la parola a Giovanni che ci intratterrà come primo intervento. Prego, Giovanni. Sì, grazie. Intanto io ringrazio Roberto e tutti voi per l'invito che mi è stato rivolto. A me ha fatto molto piacere questo invito, proprio perché, come ricordavate già voi, anche se non direttamente, sono dei legami familiari con questo, questo paese. Mia moglie fino allo scorso anno ha insegnato proprio qui a Mezzoriuso. Quando Roberto mi ha chiesto di venire a fare qui un incontro, stavamo discutendo, come capitava spesso durante le pause, l'ora di ricreazione, insieme anche ad altri colleghi, appunto della crisi economica. Io negli ultimi anni presso un centro sociale a Palermo ho curato, a partire da 3 anni fa, degli incontri seminariali sul tema appunto della crisi economica che è scoppiata nel 2007 e che poi si è sviluppata anche in Europa a partire dal 2009. Questo anno in particolare poi questi incontri hanno assunto la forma di una sorta di università popolare, nel senso che abbiamo provato a dare un nome a questi appuntamenti, abbiamo creato la Libera Università dello Z e dentro questi appuntamenti abbiamo provato un po' a ragionare su alcuni orientamenti, alcune riflessioni sul tema dell'economia, sul tema della crisi economica, alternative a quelle dominanti. Si riassumono da un lato le tecniche dell'insegnamento scuola post-keynesiana, dall'altro lato negli insegnamenti che fanno riferimento all'analisi teorica del materialismo storico. E da qui appunto ovviamente è nata poi l'idea di fare anche una piccola discussione qui a Mezzoriuso. Di fronte al titolo che aveva pensato Roberto, a me ha colpito un po' negli ultimi giorni la presenza di un paio di notizie che vi volevo un po' raccontare, da cui vorrei un po' cominciare il mio intervento. La prima notizia è una notizia che però nel corso di questi ultimi tempi si è proposta in più occasioni, quella appunto nel caso di questa notizia, il 1 gennaio una giovane laureata disoccupata e si è suicidata. Il tema appunto della crisi in questo frangente, in quello appunto delle natalizie, è il tema appunto del disagio sociale, del malessere sociale legato appunto alle difficoltà economiche di tanti e di tante, malessere sociale che addirittura in molti casi sfocia in una scelta come quella del suicidio. Proprio sulla Repubblica del 1 gennaio c'è questa notizia di una giovane appunto che è laureata in geologia, alle spalle con uno stage in Canada, e decide il suicidio perché non riesce a trovare il lavoro. E nello stesso frangente la notizia di un uomo che a Montefiascone tenta 2 volte il suicidio perché appunto licenziato. È la constatazione che di fronte a questo dramma sociale
tanti uomini e tante donne scelgono questa via estrema di fronte ad un problema che non riescono a risolvere, che ha delle pesanti ricadute sul loro vissuto esistenziale, anche durante appunto il periodo delle feste natalizie, che dovrebbero essere un momento invece di gioia, no? Il giorno dopo un'altra notizia invece ci racconta che, secondo il Bloomberg Billionaire Index, che è appunto un indice statistico che misura appunto il reddito complessivo dei 100 uomini più ricchi del pianeta, secondo questo indice il capitale aggregato degli uomini più ricchi, degli uomini e delle donne più ricche del pianeta, è aumentato di 241 miliardi di dollari, raggiungendo la cifra impressionante di 1.900 miliardi di dollari. Ecco, io se dovessi un po' partire nel fare qualche così considerazione anche abbastanza superficiale sui temi elettrici, la prima cosa che metterei in evidenza è questa divaricazione, secondo me assolutamente scandalosa e vergognosa, tra ricchi, pochi straricchi che non riescono neanche probabilmente a immaginarsi come utilizzare le proprie grandi disponibilità economiche, e la maggioranza invece delle persone che soffre quotidianamente il problema di non riuscire a capire come provare ad andare avanti, a soddisfare i bisogni elementari, principali. Ecco, noi viviamo, magari è un po' complicato a riuscire a immaginarselo, ma noi viviamo in un pianeta in cui 1 miliardo di persone vivono oggi con un solo dollaro al giorno. E viviamo in un pianeta in cui un altro 1 miliardo di persone vive con 2 dollari al giorno, in condizioni di estrema povertà, di estrema miseria. In alcuni casi anche, come dire, persone che vivono con grande dignità la propria condizione di povertà. Ma penso che questi sono temi che nel corso, diciamo, anche di momenti di festa come quelli del Natale vanno sempre tenuti in considerazione. E che il problema appunto del disagio e della povertà sia diventato un problema diffuso e radicato anche in un paese come il nostro, che è un paese tra i più industrializzati del pianeta. Noi fino a qualche anno fa eravamo la settima potenza industrializzata del pianeta, siamo tutt'oggi il secondo paese manifatturiero dell'Unione Europea, dopo la Germania, un paese appunto, diciamo, ricco. Che questi problemi siano, diciamo, problemi che ancora di più oggi attraversano il tessuto della nostra società è testimoniato anche dal tenore dell'ultimo intervento per Capodanno del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha posto in chiaro i temi della povertà come vera e propria questione sociale. E proprio qualche giorno fa sul Sole 24 Ore c'era un editoriale in cui si raccontava della necessità di vincere la rassegnazione che in qualche modo ha preso un po' tutti di fronte ai problemi della crisi, ai problemi del ritorno a tempi di povertà che tutti noi pensavamo di aver in qualche modo esorcizzato o superato. E che lo faccia il Sole 24 Ore, che è un giornale, diciamo, che rappresenta i poteri forti del paese, la Confindustria, è significativo, perché poi questo giornale, i poteri che stanno dietro a questo giornale, che sono i poteri che hanno sostenuto per esempio in quest'ultimo anno e mezzo le politiche economiche del presidente Monti, è un giornale che ci racconta di ricette per risolvere la crisi che spesso invece sono la causa della povertà. E io allora ho poco tempo per provare a fare un esame, diciamo, dettagliato dei temi della crisi economica, però alcune cose vorrei un po' raccontare molto, diciamo, rapidamente. Io mi scuso innanzitutto se rischierò di essere un po' superficiale in questa mia analisi. Allora,
Probabilmente la tesi che io sostengo, che però non è la tesi che sostengo soltanto io, che la tesi che appunto le proposte e tutto il dibattito che un po', come dire, circola tra i grandi mezzi di comunicazione sui temi della crisi economica e sulle soluzioni possibili da adottare per risolvere la crisi economica, è tutto un dibattito, insomma, che strumentalmente, spesso in malafede, propone delle strategie che in realtà non fanno altro che aggravare la povertà, aggravare la crisi, aggravare la recessione, quanto viene detto. E io penso allora che prima di avanzare delle proposte, la nostra società oggi si trova nelle condizioni di dover un po' riflettere su questa grande, diciamo, mistificazione che spesso appunto circonda e caratterizza tutti i discorsi sulla crisi che noi vediamo riproposti nei grandi dibattiti dei quotidiani, delle televisioni, eccetera, eccetera. Noi siamo appunto in un momento storico che vive un grande paradosso, perché mai, soprattutto nell'Occidente, c'è stata, diciamo, una ricchezza, uno sviluppo anche tecnologico come quello che è sotto gli occhi di tutti, e tuttavia mai come, diciamo, in questo momento le patologie, gli squilibri di un regime di accumulazione come quello soprattutto, come dire, trainato all'Occidente, sono così evidenti, così chiari, no? Allora, il primo elemento su cui io ragionerei è proprio quello, appunto, che la riflessione economica è sempre stata considerata una materia per esperti. Eppure, appunto, il primo elemento che mi viene in mente è quello che in realtà, se c'è qualcosa di non scientifico, considerati appunto i risultati, è proprio la teoria economica. E allora, ci sono alcuni passaggi su cui io proverei un po' a fare il punto insieme a voi. Il primo, io ne ho individuati tre, così parlo rapidamente di questi tre. Ovviamente andrebbero, diciamo così, questi aspetti analizzati in modo molto più analitico, però io mi atterrò, diciamo, alla consegna di 20 minuti che mi ha, diciamo, suggerito Roberto. Allora, il primo è quello appunto del debito pubblico. Noi parliamo, sentiamo parlare continuamente del fatto che il nostro paese ha un problema, che è quello del debito pubblico, e che quindi questo debito pubblico, che è arrivato al 120%, ha bisogno di una drastica riduzione. Ora, al di fuori della cosiddetta eurozona ci sono numerosissimi paesi che hanno un debito pubblico in rapporto, diciamo, al PIL, e un deficit in rapporto al PIL, che sono i due parametri che legano appunto l'adesione dei paesi al trattato di Maastricht, sono appunto sono tantissimi paesi nel mondo che hanno un debito molto più elevato di quello italiano. Pensiamo al Giappone, per esempio, che è la seconda potenza industriale del pianeta, ha un debito pubblico altissimo, molto più alto di quello italiano, circa il 209%. Eppure non c'è nessun problema di crisi che investe quel paese. Ma vi dico altri due grandi paesi che hanno un problema di debito pubblico molto più elevato di quello italiano: gli Stati Uniti. Stati Uniti e la Gran Bretagna, che pur essendo un paese aderente all'Unione Europea, è un paese che non ha aderito all'euro. Allora, si tratta di paesi che sono fuori dall'euro e che, avendo un debito pubblico elevatissimo, non sono, diciamo, attraversati, investiti dalla crisi economica che invece sta investendo l'Italia. Che cosa accade in realtà? In realtà accade che il debito pubblico, questo lo dice anche la teoria economica, quella anche più ortodossa,
non determina, tant'è che appunto gli Stati Uniti sono il paese da cui è iniziata la crisi economica, no? Con il problema dei mutui subprime a partire dal 2007, eppure sono un paese che grazie all'iniezione di liquidità proposta dalla Federal Reserve, che è la banca centrale statunitense, non ha nessun problema di questo tipo. Perché questo? Perché il debito pubblico è un parametro che può essere tenuto sotto controllo a patto che vi sia una banca centrale in grado di acquistare direttamente titoli di Stato del proprio paese. Questo senza, come dire, rendere le cose molto complicate, impedisce che vi sia la speculazione da parte dei grandi, diciamo, fondi di investimento. Viceversa, il debito pubblico può diventare un'occasione di guadagno di speculazione se l'approvvigionamento di denaro da parte di uno Stato è appunto quello del mercato dei capitali. In Italia, fino al 1981, la banca centrale era obbligata ad acquistare dal Ministero del Tesoro i titoli di debito pubblico emessi allo Stato. Questo impediva che i tassi di interesse si alzassero e quindi impediva di fatto appunto la lievitazione dello spread, quello che oggi chiamiamo spread. E non è un caso che il rapporto debito pubblico PIL ancora negli anni 80 era del 60%, quello che oggi è raddoppiato negli ultimi, diciamo, 30 anni, ancora nei primi anni 80 era fermo al 60%. Cioè il tema del debito in una fase storica che era caratterizzata dalla presenza, diciamo, molto forte dei poteri pubblici, cioè dello Stato, non era un problema, anzi, quelli erano anni di grande crescita dell'economia in Italia. Secondo tema, quello dell'austerità. Anche qui, che cosa ci viene raccontato dai grandi mezzi di comunicazione, dai grandi mass media? Che tagliando sulle spese sociali, tagliando sui finanziamenti, sì, riesce a ridurre il debito, cioè riducendo la massa di denaro spesa dallo Stato e dai cittadini, risparmiando, quindi è possibile arrestare la recessione e innescare un meccanismo di crescita. Anche questa ricerca nell'ultimo anno e mezzo ha palesato tutte le proprie, diciamo, tutta la propria inefficacia, perché nonostante i tagli, l'aggravamento del carico fiscale, nonostante appunto i licenziamenti, nonostante lo smantellamento di ulteriori spazi del pubblico, il debito pubblico è cresciuto. La spirale recessiva nella quale siamo precipitati, anche col governo Monti, è andata, non è diminuita, non è che col governo Monti sono andate meglio che col governo Berlusconi, anche perché il governo Monti ha adottato una politica economica che, diciamo, è abbastanza vicina a quella di Berlusconi. Ora, il problema dell'austerità è che l'austerità, cioè queste politiche di tagli della spesa sociale, per esempio, oltre a determinare ovviamente il fatto che non possiamo più mandare i bambini alle scuole materne perché non ci sono più i maestri da poter pagare dal comune, oppure non è più possibile, vengono tagliate le linee dei servizi di trasporto, chiudono gli ospedali, smantellano i presidi sanitari, ecco, questi sono i tagli. Ecco, questo però, anziché determinare una crescita, determina un'ulteriore recessione, ma anche perché tutto questo impoverisce i cittadini che non hanno la possibilità di spendere e quindi di alimentare la domanda. Questa dinamica è quella che sta devastando per esempio la Grecia ed è la dinamica che sta in questo momento determinando la recessione economica in Spagna e in Portogallo. E se non si mette riparo a questo scenario, prospettando politiche economiche alternative, è quello che accadrà anche in Italia.
Io ricordo brevemente che per esempio il nostro paese ha ratificato il Fiscal Compact proprio quest'estate. Il Fiscal Compact irrigidisce ulteriormente i parametri del trattato di Maastricht. Adesso insomma non ho il tempo per dirvi nello specifico che cosa significa, ma di fatto oltre alla spesa per interessi che il nostro paese a causa del debito pubblico è costretto a pagare, si tratterà per i prossimi 20 anni, se non si pone mano a questa questione, di pagare, di come dire, approntare finanziarie di 40 miliardi di euro all'anno, che sono appunto una cifra pazzesca. L'ultimo tema, e poi mi avvio alla conclusione, ci raccontano che per risolvere la crisi occorre praticare politiche di deregulation, occorre appunto garantire il libero funzionamento del mercato attraverso la svendita del patrimonio pubblico, attraverso le privatizzazioni, perché il privato funziona meglio, eccetera, eccetera. Io faccio l'esempio dei mercati finanziari. Dopo la crisi del 29 negli Stati Uniti, Roosevelt propone una legge che la legge Glass-Steagall, che impedisce la commistione tra banche d'affari e banche commerciali, che sono le banche che amministrano il risparmio. A partire dalla fine degli anni 90, prima Clinton negli Stati Uniti, espressione appunto di un'area, come dire, tra virgolette di centrosinistra, e poi paesi dell'Occidente, compresi appunto i paesi dell'area dell'euro, aboliscono tutti i vincoli e le limitazioni del mercato finanziario, che è quel mercato appunto che ha consentito e che consente tuttora, attraverso per esempio i fondi di investimento, consente alle banche di speculare con i risparmi dei cittadini. Ecco, che cosa sono però i mercati finanziari? Ogni tanto noi sentiamo alla televisione dire che i famosi mercati ci guardano, non bisogna spaventare i mercati, non bisogna preoccupare, i mercati ci guardano, dobbiamo stare attenti alle politiche economiche che facciamo perché i mercati ci giudicano. Ora, i mercati non sono altro che grandi banche, e in particolare sono 5 grandi società di intermediazione immobiliare che rispondono per esempio ai nomi di Goldman Sachs, di JP Morgan, di Citibank, e 5 grandi banche, la Deutsche Bank, Credit Suisse, Paribas, eccetera eccetera. Sono banche che amministrano gran parte dell'economia finanziaria per un mercato obbligazionario che vale 95 mila miliardi di dollari. Fate bene che i valori del denaro che circolano all'interno del mercato finanziario sono circa almeno 10 volte superiori a quelli che circolano nel mercato dell'economia reale. Cioè, la speculazione finanziaria attraverso il meccanismo della leva ha questa grande capacità di moltiplicare il valore del denaro, anche se non c'è quello che in termini tecnici si chiama sottostante. In poche parole, la grande impresa ha maggiore facilità oggi a investire sui titoli azionari piuttosto che sulla produzione di merci, e questo è determinato dal fatto che mentre fino agli anni 80 c'erano dei vincoli, delle regole che determinavano il governo dell'economia, adesso tutto questo non c'è più, e quindi diciamo i mercati finanziari possono investire dove è più comodo, strutturare reti transnazionali di flussi di capitali che permettono di per esempio depositare le loro immense risorse nei cosiddetti paradisi fiscali, e nello stesso tempo
andare ad investire in quei posti dove il costo della manodopera è più basso, no? E via discorrendo. Va bene, io chiudo facendo appunto una brevissima considerazione. Io penso che noi abbiamo bisogno di riacquisire una cultura, diciamo, alternativa a quella che in termini tecnici viene definita il mainstream dell'economia, cioè l'economia ortodossa. Cioè abbiamo bisogno di ripensare ripensare anche la teoria economica, probabilmente, a partire da un assunto, però, che è un po' quello che a me prende un po' veicolare, ed è il fatto appunto che da un lato l'economia non è questa, diciamo, scienza così misteriosa come vorrebbero farci credere, ma anzi l'idea che l'economia sia un sapere, diciamo, misterico, esoterico, serve a giustificare e a legittimare determinate scelte economiche che non sono assolutamente neutre, ma che spesso appunto sono a vantaggio di determinate categorie di soggetti politici e sociali. E a partire da questo io penso che l'altro appunto tema che vorrei un po', magari se c'è il tempo, provare a ragionare insieme a voi è quello appunto del fatto che proprio perché l'economia è una cosa importante, ha a che fare con la vita di tutti noi, occorre che l'economia venga governata dagli uomini, venga governata da poteri che siano pubblici. Ecco, l'economia quando è lasciata, diciamo, al libero gioco degli interessi, inevitabilmente premia il più forte, premia chi ha maggiori, diciamo, strumenti, maggiori risorse. Ecco, oggi l'economia è al proprio interno viziata da un vocabolario che si nutre della diseguaglianza, della disimmetria, della sperequazione, della competitività e della concorrenza a tutti i costi. E questo è quello che poi ha determinato i guasti nei quali noi ci troviamo a vivere. Ecco, probabilmente, chiudo, ragionare nel corso appunto di queste feste natalizie, di queste cose, secondo me significa anche ragionare del fatto che occorre probabilmente ripensare le dinamiche dell'economia facendo sì che queste siano a servizio del bene dell'uomo e dell'umanità e che non accada il contrario, perché quello che accade oggi è che è l'umanità ad essere al servizio dell'economia e non l'economia essere al servizio dell'umanità. Mi fermo qui, grazie.